Madonna, ragazzi, un'epopea, non finisce più. Ma sarà anche il più bello del mondo, ma ha preso il due di picche da una vecchia. Maestro, ma si fa tirare i due di picche dalla vecchiaccia? Ma è vecchia? Sì, no, ma è lei che l'ha rifiutata, maestro, non ma so forse, se ha colto. Ma forse non mi vedeva perché c'aveva la testa nella lavatrice. E quello è un bene. Comunque, ragazzi, per dimostrare quanto siamo furbi e figli di zoccola, allora, noi abbiamo fatto una promessa, ogni giorno dobbiamo trasmettere un disco di Gigi D'Alessio, però sto giro Wender ha fatto un remix. Così ne esce un po' meglio. È come quando si dà la verdura ai bambini però coprendola di gelato per non fare un po' di formaggio. Madonna. In ogni mio concerto volo ancora. È sempre primavera, è sempre primavera, è sempre primavera, è sempre primavera, 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 primavera. Ora, lo sono vivo adesso, canto ancora, con la mia gente in sogno e pianto ancora, in ogni mio concerto volo ancora. Sempre primavera, ma il mio braccio vivo e amo ancora, quante emozioni mi regali ancora, seguo il mio vecchio e nuovo amore ancora, e questa la mia storia. Sempre primavera, sempre primavera, sempre primavera. Ora, ora, ancora, con la mia gente in sogno e pianto ancora, in ogni mio concerto volo ancora, è sempre primavera, ora, ma il mio braccio vivo e amo ancora, quante emozioni mi regali ancora, seguo il mio vecchio e nuovo amore ancora, e questa la mia storia. I commenti degli ascoltatori sono meravigliosi, ragazzi. Allora, Giulia Grassi scrive: sì, però è incredibile, nonostante il remix, D'Alessio fa comunque cagare. No. Sai che è capace che invece sta roba funziona? È talmente lineare e basic che secondo me spacca. Oh, ragazzi, un applauso a Wender, comunque, bravo! Ha fatto un remix in 3 minuti e mezzo, no, cioè una roba pazzesca. E non si sente, eh? Sto scherzando. Poi cambiamo stazione, dai raga, grande Wender, adesso si può ascoltare anche Gigi D'Alessio, anche col remix fa cagare sangue. Tanto ragazzi, potete dire quello che volete, ma il 70% del programma qui presente ascolta, sì, Gigi D'Alessio. C'ha ragione, sì. Allora, vediamo un po', Pippo, tu ascolti Gigi D'Alessio per caso, in privato? No, sinceramente no, non è il mio preferito. E siamo a uno. Però è una bella canzone. Wender, tu ascolti Gigi D'Alessio per caso quando sei privato? La scorsa settimana sì. Ma no. Sì, solo questo, solo il loop. Uno pari, aspetta che prendo nota. Alan Caligiuri, sappiamo che lo ascolta. Luca Alba c'ha 2 album in macchina. Marco Dona, Fabio Risetti, tu che lo ascolta? Io ce l'ho, guarda, ho aperto iTunes sul mio telefono, la cartella musica, c'è Gigi D'Alessio, mi fa 5-4, io vorrei, tu che ne sai? Qua sul mio telefono. Ragazzi, cari ascoltatori, io capisco. Sai che è 70% giusto, Paolo? Hai visto? È vero, 3, comunque ragazzi, allora, bisogna essere sinceri, cioè io ho chiesto aiuto a una persona con, tra l'altro, con cui ho un rapporto di odio amore perché ci massacriamo la mattina, lui è stato l'unico uomo di parola, cioè gli abbiamo chiesto una roba e l'ha fatta, ma anche bene, aspetta. Di come ce l'aspettavamo. Ramazzotti ha detto che si darà fuoco durante il concerto e cercherà di partorire, anche ha promesso in cambio. Mike Buongiorno mi ha promesso che risorge, cioè dovrebbe essere sì. Io ho sentito Vasco che ha detto che vuol dire che ci sta. Va interpretato, basta. Dai, lanciamo un appello, vediamo quanti altri cantanti famosi, attori famosi, presentatori famosi sono disposti a fare una roba del genere. Ok, hanno risposto all'appello, nessuno.
È un po' prematuro, ma noi attendiamo comunque. Ma chi è che conosciamo? Chi è che conosciamo che fa un programma? Fabio Volo ha detto che se ti riprendi il suo cazzo dalla tasca, magari qualcosa lo fa. Chiamiamo Fabio Volo. Fabio Volo e vediamo se è disposto a farlo. Fabio ha detto che ti invitava, la promessa non l'ha mantenuta. Ma ragazzi, ma quanta gente non ha mantenuto la parola in questi giorni? Io ho visti i numeri, non so se Fabio Volo è proprio indicato per promuovere un film. È andata male anche a lui. Pensa che lui aveva il triplo delle sale. Chiama Cruciani, Marco. Cruciani mi aveva detto che mi invitava in studio. Non mi ha invitato. No, gli hai risposto al telefono. Mi ha detto Beppe. Ma digli andare a cagare. Non è vero. Ragazzi, cantanti, stiamo parlando di star. Cioè, Morandi, sì, Baglioni. Questo livello qua, Ligabue. Allora, per stare sul livello di Gigi. Che numeri abbiamo, ragazzi? Luca Alba, tutto, Marco. Luca Alba, io ti do un compito. Oggi pomeriggio, finita la diretta, chiami tutti i cantanti di cui hai il numero e gli proponi lo stesso scambio. Vediamo quanti sono disposti. Cioè, tra l'altro Gigione fa dei numeri pazzeschi, io non comprerei un suo disco neanche sotto minaccia, devo dire che fa dei numeri allucinanti. Cioè, è innegabile, Poi è una grande star, poi ha un grandissimo seguito, indipendentemente dal prodotto. Però piace, arriva al cuore, parla facile. Bravo. Canzoni semplici, melodie semplici che parlano, sto dicendo cazzate. Io per darti un aiuto, Marco, ho cercato nella mia rubrica cantante, è venuto fuori Ivo Pinucci. Ma chi è? È mio zio. Ivo Pinucci. Allora, tu non conosci Ivo Pinucci? Sto facendo un appello importante. Allora, Ivo Pinucci. Ma dove suona? Dove canta? Dove si esibisce? Non lo so, sai quei numeri che hai salvato nel telefono, ma magari è uno che non sento tanto, magari ha venduto tanto all'estero come il volo. Io c'ho Biagio Antonacci. Allora, se conoscete Ivo Pinucci, se potete cortesemente chiamarlo e dirgli che lo stiamo cercando per fare la promozione. Francesco delle vibrazioni. Io nella mia rubrica ho un zio cantante, però penso che fosse un numero finto. Una bestemmia. Il numero di una figa camuffato. Credo che sia zio cantante. Antonacci, Marco, dai, non è Gigi D'Alessio, però. Stink. Stink. Sì, è un santo. È uno santo. Che puzza, no? Stink. Al forn oppure in un altro modo? Di santo. Certo. Sto guardando. Giuliano, Negramaro. J-Ax. Io c'ho Badidas. Aspetta che mi ha scritto Gigi D'Alessio, non capite un cazzo, stasera a Firenze ha scritto, minchia, ma però ragazzi, lo stiamo idolatrando, Marco. Gigi, ormai siamo costretti ad ascoltare la tua musica finché non finisce il tuo tour, cioè ti rendi conto? Guarda che è una roba, andiamo contro ogni volontà di questo programma. E pensa, Radio Italia non sanno più che cazzo fare adesso. Si attaccavano a quello. No, passano i dischi di Wender a Radio Italia, per contropartita. Comunque ragazzi, attenzione, siamo arrivati alla seconda parte di questo film di Alan in Love. Il titolo è Il sogno perverso di Franco Santoro. Sentiamo che cazzo è successo. Andiamo.